Chiedono di convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza a Rione Sanità, chiedono di trasferire gli uffici della prefettura da Piazza del Plebiscito al cuore antico di Napoli. 7 associazioni hanno scritto al ministro dell'Interno Luciano Lamorgese per chiedere un intervento risolutivo contro la camorra, che è tornata a far piombare il Rione in un clima di terrore. Dopo lo smantellamento dei clan storici all'interno del quartiere abbiamo avuto un periodo, diciamo, di relativa calma. Poi c'è stata l'aggressione degli ultimi mesi di clan che vengono dal centro storico, sembrerebbe, diciamo, legati persone legate a Mazzarella, e siano ritornate le guerre per il controllo dello spazio all'interno del quartiere. Questo provoca ovviamente, diciamo, tutta una serie di fenomeni a cascata, dove, diciamo, ragazzini troppo piccoli girano armati, girano con coltelli, pistole. Insomma, nel Rione si torna a respirare un'aria pesante tra scooter impazziti e giovanissimi che girano armati. E così chiese e associazioni fanno vibrare il loro appello, indicando il percorso da intraprendere. Queste piazze vanno chiuse immediatamente. Questo, diciamo, è il primo obiettivo che bisogna porsi tutti quanti insieme, e dall'altra parte bisogna garantire che questo processo di rinascita non venga fermato. 3 notti fa i killer hanno esploso 8 colpi contro l'abitazione che ospita un soggetto arrestato lo scorso giugno nel corso dell'inchiesta contro il clan Contini. Poi la sera succede un accoltellamento e il giorno dopo una sparatoria, una spesa. Siamo nel giro di un anno a quasi 100 proiettili sparati. Quanto tempo ancora ci vorrà per vedere un'altra vittima innocente di camorra?